A me è piaciuto. Ci sono anche le crepe, ho visto le crepe a Nutella. Ciao raga, benvenuti e ben ritrovati sul mio canale YouTube. Finalmente siamo tornati con un nuovo vlog, siamo tornati dalle vacanze, quindi preparatevi, aspettatevi altri vlog e altri challenge perché siamo più carichi che mai. Scusateci per l'assenza di 2 settimane, siamo stati 2 settimane in Salento, siamo stati molto bene, ci voleva tanto perché comunque lavorare tutto l'anno dopo ne consegue anche di una bellissima vacanza, ci sta tanto rilassarsi. Siamo ritornati, non vi abbiamo dimenticato, non abbiamo dimenticato il mondo YouTube, anzi siamo ritornati con tantissime nuove idee che vedrete prossimamente nel corso dell'autunno, inverno, estate. Com'è stato il primo giorno di rientro a scuola? Come sta andando questo nuovo inizio anno scolastico? Fatecelo sapere nei commenti e scriveteci anche che classe state frequentando perché siamo molto curiosi di saperlo. Oggi è il 22 settembre 2016, è giovedì, c'è un gran caldo ancora, per fortuna, non so da voi ma qui a nord c'è ancora tanto caldo, e andrò a prendere la Vale che tra un po' esce dal lavoro e usciremo insieme, andremo a cena fuori stasera. Vi porteremo con noi quasi come sempre, perché non sempre riusciamo a farlo, passerete una giornata con noi. Ci rivediamo tra un po' e ciao ciao! E rieccomi in compagnia della Vale. Ciao! Eccola qua, come avevo già detto prima. Adesso anche lei si è preparata, è tutta pronta, truccata. Andiamo a Reggio Emilia a mangiare, cos'è che hai detto, al pizzicotto. Io non ci sono mai stato, quindi non so com'è. Vi farò sapere se è buono o no, se vale la pena andarci oppure no. Quindi adesso di fretta di furia andiamo, perché dopo andiamo anche al cinema a vedere un film che è di... Oddio, non mi ricordo più il titolo, era Baby. Una donna che rimane incinta, non sa di quale uomo dovrà scegliere. Quindi lo scopriremo insieme, anzi no, non lo scopriremo insieme, mi vado a dire il finale, sennò dopo, se lo, no, se dopo lo volete vedere anche voi. Esatto. Quindi non ve lo diremo. Quindi a tra un po'. Allora, siamo usciti dal pizzicotto. A me è piaciuto. A me è piaciuto per niente, veramente mi ha fatto schifo la pizza. Il pizzicotto, non so se è una catena che esiste anche nelle vostre regioni, non ne ho idea. Comunque fa parte delle catene del paprika, del peperoni. Non lo so. E di altri che non mi ricordo i nomi. Comunque, se ce li avete anche voi, fateci sapere qui sotto nei commenti se la pizza vi piace. A lui non è piaciuta. Ma per niente. A me invece è piaciuta tantissimo. Abbiamo preso la margherita alla napoletana, quella più spessa. Non era per niente napoletana, era un'offesa la pizza napoletana. Vabbè, l'avete vista anche nel capito, video. Ho capito, ma allora e la si vede che non modo, è dai, come quella napoletana. E invece è bellissima, dite la verità. Sotto nei commenti. Era bella, ma non è per niente buona, perché comunque mi piaceva solo la crosta, perché solo la crosta era alta, invece la pizza in sé era sottile e squaccherosa, quindi a me quelle pizze fanno veramente schifo. A me invece è piaciuta. Adesso mi fa male anche lo stomaco per colpa di quella pizza lì. Così non mangi perfino più. Perfino l'acqua non mi piaceva, ti giuro. Ecco, l'acqua non mi piaceva veramente neanche a me, era troppo liscia, era liscia e c'era secca. Scritto che non diciamo secca. Le marche, sì, però era l'acqua più pulita d'Europa, una cosa del genere, ma vaffanculo. Dai, adesso, dopo questa pizza, questa parentesi, stiamo andando al cinema, che ci siamo già in realtà. Avete visto lo sfondo? Sì, quello sfondo lì, adesso vedi tutto quello sfondo lì verde, con... c'è sempre un palo quando io faccio le riprese, no? C'è sempre un palo davanti, quel verde lì. Andiamo a Luci Cinema, che è uno dei cinema, questo qua. Facciamo pubblicità a Luci Cinema. Luci Cinema, Luci che Cinema, questo qua è pagare, uno dei aspetta. Cinema più cari dell'Emilia. Sì, sì, questo è il più caro secondo in assoluto, me. Costa 10 euro un biglietto per vedere un film che lo vedi tale quale in uno che costa 5, quindi vedi ta. E niente, andiamo, come ho detto prima, andiamo a vedere i film di Bridget Johnson, Baby. Bridget Johnson. E vedremo che com'è. Come di quando dico... Solo lui. Solo io. E ci rivediamo tra un po'. A dopo.
Gabe è triste perché non ha trovato il dolce, è vero. Cioè, avevamo trovato un dolce, il brownie allo spizzico, la tipa ci ha detto che era finito. Vabbè, e ma che risultato? Erano rimaste le 9:30. Sono solo le 9:30. Cioè, è finito, noi non ce l'avevo però. E poi fa, c'è rimasto il tiramisù e quell'altro dolce che non mi ricordo come si chiama. Allora, una ciotolina così, non sto scherzando, così, ma non sto scherzando, cioè un rotondo veramente, fate una EC con la mano e grande così. Dipende che mano avete. E alto così, 2,50€, cioè neanche il tempo di iniziare a mangiarlo. Quindi niente dolci. Basta. A meno che non trovo qualcosa all'improvviso vi faccio vedere, ma per il momento non c'è. Ma qua dentro è impossibile. L'unica dopo vediamo sul cinema. Che c'è un dolce. Ah, è vero, può darsi. C'erano anche le crepe, ho visto le crepe a Nutella, a me la crepe non mi piace. Ma la crepe, preferisco la piedina che la crepe mi è insipida. Dai, ci vediamo dopo. Ta-da! È contenta adesso. È l'unica, al contrario, l'unica c'è cosa che mi piace, che ho trovato disponibile al cinema. Abbiamo cercato in tutti i petali se ci fosse un minimo. In tutto il centro commerciale. Un minimo di dolce. Solo che devi cenare completamente per avere il dolce. Sì, ti devi sedere, non voglio sedermi, volevo un dolce così su e su. Allora adesso siamo venuti qua nei tavolini della Coca-Cola. Pubblicità occulta. Sono bellissimi questi. Quindi adesso io mi mangio, tavolini. Adesso io mi mangio. Guarda che belli. E adesso li mangio al cucciolo. E tra l'altro è molto ghiacciato. Guarda quanto ghiaccio. Brilla. È soddisfatto. Che? Al posto tuo. Che non ti servono? Ma come fai a metterti in contatto con Jack? Già. È un cavolo di bilionario. Non gli posso certo telefonare all'improvviso. Siamo appena usciti dal cinema. Il film è finito e si è fatto una certa. Quindi, adesso c'è freddo. Molto freddo, infatti ci siamo messi le giacche. E praticamente il film, allora non vi possiamo dire niente perché sennò, insomma, chi lo vuole vedere gli roviniamo la sorpresa, anche perché è appena uscito il film, quindi durerà per le sale per un po' di settimane. Ed è un peccato dire qualcosa. Però vi possiamo dire che comunque... Dov'è? Esce dall'inquadratura. Non pensavo... è che io mi sposto in base alla fotocamera. No, pensavo che tu camminassi con me in realtà. Comunque vi possiamo dire che... Allora, il film ci è piaciuto. Io pensavo che fosse più bello, in realtà. Sì, anche io mi aspettavo un po' di... Però, tenendo conto che sono dei gusti molto particolari, è veramente un è bel carino, film. È carino, dai, sì, è fatto abbastanza bene. Poi ci sono alcune scene che fanno veramente sì, morire dal ridere. Fanno veramente ridere. E poi... il finale è a sorpresa, però sì, che poi è vedrete, molto molto se lo vedrete. Molto bello. Allora, noi vi consigliamo di andarlo a vedere, anche perché è veramente un film sì, comunque molto atteso e aspettato, e ne vale la pena vederlo. Quindi andateci e fateci sapere cosa ne pensate se lo andate a vedere. Adesso ci dirigiamo verso casa, anche perché, perché c'è freschino. Si è fatta luna? Sì, sarà luna di notte, infatti non c'è nessuno nel parcheggio. C'ho sonno. Adesso usciranno zombie da un albero. Ha sonno, è sonno? L'ho appena detto che ha sonno. Guardate che faccina da sonno. E ci rivediamo tra un po'. E rieccomi, sono tornato a casa. È tardissimo, quindi non posso parlare ad alta voce perché i miei stanno dormendo. Allora, la pizza, come vi ho detto, a me non è mai piaciuta tantissimo. E alla Vale sì, quindi... secondo me va più a gusti, perché comunque se non era buona non sarebbe piaciuto a tutti e due, conoscendo la Vale. Però comunque vi consiglio di provarlo, quel ristorante lì. Poi il film è veramente bello e ci siamo fatti un sacco di risate, anche se mi aspettavo qualcosa di diverso, qualcosa di meno scontato. Però vabbè, però non vi voglio svelare nulla, perché sennò se lo dovete vedere vi rovino il finale del film, quindi non è il caso. Quindi che dirvi, se questo vlog vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, commentate sotto o iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Nell'info box troverete tutti i link utili dei nostri social, e se volete essere salutati mi raccomando scrivetecelo sotto nei commenti, che vi saluteremo tutti man mano.
Quindi, grazie per aver guardato questo vlog. Ci rivediamo nel prossimo video e buonanotte a tutti. Ciao!